Aokiji sferra il suo colpo verso Garp. L'eroe della marina è congelato, proprio come Sauro durante il flashback di Ohara. Questo cosa significa? Che Garp è stato salvato da Aokiji? Oppure è stato definitivamente sconfitto? E Kobe, ragazzi, lui potentissimo, sferra un pugno verso la mano di Pizarro e la manda in pezzi. Un capitolo ricco di flashback e scene emozionanti. Circolano gli spoiler completi. Vediamo un po' cosa succede nel dettaglio. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Gli spoiler completi sono stati condivisi da Redon. Tanti auguri One Piece! 26 anni fa come oggi veniva pubblicato per la prima volta sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Il titolo del capitolo 1088 sarà L'ultima lezione. Nella cover di Weekly Shonen Jump del numero 34, contenente il capitolo 1088, vedremo in copertina Rufy del manga abbracciare Rufy del live action. Invece nella cover del capitolo vedremo Rufy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji in versione pre-time skip in posa da combattimento. Dietro vedremo i volti di Shanks, Kobe, Buggy, Kuro, Garp, Mihawk, Arlong e Craig sullo sfondo. La scritta della cover riporterà Tomorrow Studio e Netflix. È una cosa bellissima perché l'autore torna a disegnare i Mugiwara in versione per time skip. E lo fa in onore dell'arrivo del live action. Il capitolo inizierà con un flashback nella vecchia Marineford. Garp tiene una lezione per i nuovi Marines. Anche Kobe è in classe ed è la sua prima lezione. Lo vedremo con lo stesso aspetto dell'arco dell'East Blue. Garp pone una domanda a tutti i nuovi Marines. Lo vedremo chiedere: se un bambino e un vecchio si arenassero su un'isola e voi aveste una barca che può contenere solo due persone, chi salvereste? Arrivati a questo punto, Kobe risponde: scenderei io stesso dalla barca, in modo che entrambi possano vivere. A questo punto vedremo Garp dire: ti sbagli, il vecchio non ha comunque molto tempo a disposizione, quindi lo lasciate morire. Perché siete diventati tutti Marines? Non è per proteggere il futuro della gente? Allora tu e il bambino avete più futuro del vecchio. E solo tu e il bambino dovete continuare a vivere. Dopo la lezione, Garp viene rimproverato da un istruttore dei Marines. Questi chiede a Garp di non insegnare mai più cose del genere, poiché la vita di tutte le persone è uguale. Garp però non è d'accordo. Infatti dirà che il futuro dei giovani è illimitato. Poi si passerà a un altro flashback su Amazon Lily, dopo l'incidente di Boa Hancock di qualche giorno fa. Barba Nera accetta di lasciare Amazon Lily, ma porta con sé 800 Marine e una nave da guerra. Il viceammiraglio Yamakaji si limita a guardare, poiché il quartier generale della marina non ha dato il permesso di combattere un imperatore. Tuttavia, Kobe si fa avanti e propone a Barbanera di prendere lui come prigioniero al posto di quegli 800 uomini. Il viceammiraglio Yamakaji glielo permette, poiché Kobe è un membro della SWORD. Torniamo al presente. Vedremo che sulla nave di Garp sono tutti nel panico. Sparano alla mano gigante ma non riescono a fermarla. Poi Kobe, El Meppo e Gruss si muovono immediatamente su ordine di Garp. I pirati ridono pensando che tutti e tre non possano fare nulla senza Garp. Vedremo Gruss chiedere a Kobe perché Garp gli abbia affidato la distruzione della mano gigante. Si chiede se Kobe abbia una bomba o qualcosa di simile per distruggerla. Kobe risponde che non ha armi, ma che cercherà di fare qualcosa. I pirati sparano contro di loro e il Meppo blocca un proiettile con la sua spada e viene coinvolto in un'esplosione. Garp si alza e affronta Kuzan. Lo fa cadere a terra con un pugno, muovendosi così velocemente da sorprendere Aokiji. Poi Garp salta sui tetti verso il teschio e lo attacca. Garp in quel momento userà l'attacco Galaxy Divide. Vedremo Pizarro urlare. Garp userà un attacco massiccio che spacca il teschio in due, rendendo il corpo reale di Pizarro pesantemente ferito, con il sangue che gli esce dalla testa. Gruss e Kobe seguiranno Garp. Kobe salterà in aria affrontando la mano gigante di Pizarro. Pizarro è dolorante, ma può ancora muoversi, quindi fa oscillare la mano verso il basso per schiacciare la corazzata di Garp e vendicarsi. Poi inizierà un altro flashback. Si tornerà all'epoca in cui Kobe e El Meppo si arruolarono per la prima volta nella marina. Vediamo Garp e El Meppo parlare nel campo di addestramento che abbiamo visto nelle mini avventure. Garp nota che Kobe riesce a migliorare molto velocemente, ma nota anche che ha una quantità anormale di ferite alle mani e alle spalle. El Meppo dice che Kobe non vuole che lo dica a nessuno, ma il fatto è che Kobe sa di avere meno capacità di combattimento di una persona normale. Quindi per rimediare deve allenarsi 100 o
300 volte più duramente delle altre persone. E il Meppo dice anche che Kobe si allena in segreto ogni notte prendendo a pugni il sacco da battaglia di Garp. Nel presente, Garp sorride ricordando l'allenamento. Tutti i pirati ridono di Kobe, dicendo che non c'è modo di fermare la mano gigante. I pirati dicono che il titolo di eroe deve avergli dato alla testa. Vedremo Kobe che sta per attaccare la mano gigante. Kobe dirà che se non riesce a farlo, tutti moriranno per colpa sua. A quel punto sferrerà Honest Impact. Vedremo di nuovo Pizarro urlare. Kobe prende a pugni e distrugge l'intero braccio gigante in un'epica doppia pagina. Si vedranno pure i fulmini neri dell'impatto. Vediamo che Pizarro urlerà di dolore mentre il suo vero braccio si rompe. Garp ride in lacrime. Mentre Ermep e Gruss sono scioccati, Gruss usa una tecnica chiamata ragnatela d'argilla per creare una rete d'argilla gigante e fermare così le pietre che cadono e salvare quindi la corazzata di Garp. Kobe, Ermep e Gruss finiscono al sicuro sulla nave. Garp chiama tutti i presenti sulla nave attraverso un lumacofono. Garp dirà ai membri dell'equipaggio di andarsene a tutta velocità, di salpare subito da Ashinosu. Dirà a tutti che troverà un modo per sopravvivere da solo. La missione è già stata completata e che la loro sicurezza è la cosa più importante. Vedremo Kobe piangere e dirà a tutti di tornare indietro con la nave. Ma Gruss lo ferma e sarà anche lui in lacrime. Garp invece continuerà. Dirà che tutti loro sono il futuro dei Marines. Nell'ultima doppia pagina Garp è steso a terra con una lama di ghiaccio conficcata nel petto e circondato da tutti i pirati di Barba Nera. E vedremo Kuzan di spalle. Garp sta ancora ridendo mentre il ghiaccio si diffonde dalla sua ferita. Vediamo il volto di Kuzan, ma i suoi occhi sono nascosti e la sua espressione quindi è sconosciuta. A questo punto il narratore dirà che nel giornale del giorno dopo le notizie che vengono riportate al mondo sono: il giovane eroe Kobe è tornato sano e salvo. Aggiungerà che il leggendario eroe Garp è scomparso a Ashinosu, l'isola dei pirati, e continuerà dicendo che l'imperatore dal cappello di paglia, Rufy, sta prendendo l'isola di Egghead come sua roccaforte. Questa dichiarazione del narratore che riguarda la notizia riportata sul giornale è da prendere comunque con le pinze, ne riparliamo tra poco. Se sei arrivato fino a questo punto e non sei ancora iscritto al canale, fallo subito, iscriviti così da non perdere i prossimi contenuti. E metti un bel like se questo video ti sta piacendo. Nel pannello finale del capitolo vedremo che le navi della marina stanno arrivando sull'isola di Egghead. Gli spoiler finiscono qui. One Piece la prossima settimana purtroppo sarà in pausa. Una nota dell'utente Adnapsaka su Reddit chiarisce il significato della frase del narratore. Le row che stanno già circolando in rete dicono Tate Komori, che significa barricarsi. Questo in pratica vuol dire che il giornale dice solo che Rufy si è barricato sull'isola di Egghead. Non dovrebbe indicare infatti che Rufy stia rivendicando Egghead come suo territorio in modo permanente. Ora, la prossima settimana One Piece sarà di nuovo in pausa, una notizia che purtroppo non fa piacere a nessuno. Ma quando tornerà stavolta dovremmo assistere finalmente al ritorno di Rufy e Mugiwara, che mancano dalle pagine di One Piece ormai da troppo tempo. Da questi spoiler completi comunque notiamo delle scene particolari, no? La storiella del vecchio e dell'isola si rifà proprio alla vicenda che accade su Ashinosu. Lasciano Garp lì e il futuro dei Marines va avanti. Mentre per quanto riguarda tutti i flashback che vediamo e che leggiamo in questo capitolo, servono ad arricchire, a potenziare quello che è il personaggio di Kobe, un personaggio in crescita e che vediamo in questo capitolo sfoderare un attacco micidiale che a tutti fa sorgere la domanda: allora Kobe ha l'Haki del Re Conquistatore? Nel caso in cui Kobe dovesse avere l'Haki del Re Conquistatore, è il 19° personaggio dell'intera storia di One Piece ad averlo. In ogni caso, per come è andato il capitolo, sembra proprio che Garp riuscirà a sopravvivere, perché lo dice anche ai Marine. Garp dice loro che lui riuscirà a sopravvivere in qualche modo. Lo vediamo congelato, quindi probabilmente Aokiji, proprio come ha permesso di sopravvivere a Sauro congelandolo, in questo modo riuscirà, nonostante faccia credere a tutti di aver sconfitto Garp, riuscirà forse a salvarlo con questo congelamento. Quindi ci chiediamo quale sarà il ruolo di Aokiji. Perché non ha ucciso Garp? Lo ha fatto perché sta facendo il doppio gioco? O semplicemente perché, mosso dall'affetto per il suo, chiamiamolo maestro, ha deciso
o non è riuscito a eliminarlo. C'è da dire comunque che congelandolo ha bloccato pure la ferita che aveva in corso, quindi in questo modo può anche mettere questa questione in stand by e poi pensarci più avanti. Più avanti, quando Garp verrà scongelato, si potrà curare e magari lo vedremo sopravvivere. E chissà come andranno le cose, ragazzi. Per il momento non preoccupiamoci più di Garp. Dal prossimo capitolo si tornerà a parlare di Luffy. E voi invece cosa ne pensate? Scriveteci tutto attraverso i commenti. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, seguiteci su Instagram e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Alla prossima! Alla prossima, ragazzi!